Buonasera ragazze, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vi propongo la mia night routine. Come potete vedere sono tornata dal lavoro e la prima cosa che voglio fare è togliermi il giubbotto, appoggiare la borsa, levarmi completamente le scarpe perché come sapete utilizzo scarpe abbastanza alte, quindi quella fatica delle gambe si fa sentire, e poi andare in bagno e struccarmi, perché è importantissimo appunto struccarci, per soprattutto per chi come me soffre di una pelle un po' cattivella, un po' bastardina, se si può dire. Utilizzo questa acqua micellare di Garnier, è per pelli sensibili, strucca sia viso che occhi che labbra. È molto veloce e facile, quindi io vi consiglio di struccarvi sempre se appunto avete anche una pelle particolare, perché ci vuole veramente poco, perché ad esempio utilizzando un'acqua micellare ci vuole veramente poco a struccarsi. E poi mi detergo il viso con un detergente, lavo ovviamente le mani, mi lavo la faccia e me la vado ad asciugare per poi pensare a che cosa fare dopo. Avevo intenzione di fare la maschera, non la faccio sempre, la faccio una volta a settimana, ed ero indecisa fra queste due maschere in tessuto. Sono entrambe idratanti, però quella nera ovviamente è un po' più detox per la mia pelle un po' particolare, l'altra è semplicemente idratante, quindi ho scelto questa qua completamente nera, come potete vedere è in tessuto, si applica e va lasciata per 15 minuti. Qua faccio la stupida che faccio finta di fare una rapina, e in questi 15 minuti la prima cosa che voglio fare è mettermi il pigiama e poi sdraiarmi sul divano a guardare un po' i social, fare un po' di Instagram stories, giocare con Nano, quindi prenderlo in giro. E un'altra cosa che devo fare è scegliere cosa guardare dopo in televisione, quindi guardo Netflix, scelgo il film da vedermi dopo e vado a finirmi ovviamente di togliere la maschera, di mettermi la crema. Questa crema me l'ha data il mio dermatologo per i miei problemi appunto di acne, va semplicemente a seccare quelli che sono i brufolini, e poi vado ad impostare la sveglia per il giorno dopo, perché è ora di andare a dormire ovviamente dopo aver visto un film, e vi do la buonanotte. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutte!